non entro nel merito del caso della provincia di Rovigo. Non voglio entrare nel merito nemmeno della provincia di Verona, nemmeno di Gorino, ma dire che si incomincia a legittimare in qualsiasi modo che lo Stato vada a sequestrare la proprietà privata, chiunque dovrebbe alzarsi in piedi indignato. E mi sorprendo, partendo da posizioni molto diverse rispetto alla Castaldini, dico solo questo, partendo da posizioni diverse rispetto alla Castaldini, su più volte ci scontriamo, ma la sua storia non viene dalla storia di chi ha il diritto di sequestrare la proprietà privata. Anche lei, capisco che deve difendere Alfano, il governo, ma in questi casi anche la Castaldini dovrebbe alzarsi indignata dicendo c'è un limite. E il limite è lo sforzo, il sacrificio, il sudore, le tasse che ogni persona paga per comprarsi i propri beni, e lo Stato non ha il diritto di sequestrarli senza nessuna giustificazione. Sentiamo Castaldini, nulla di più.